Ciao a tutti! Domenica, come sempre, vuol dire un nuovo What I Eat in a Day, e quindi, come sempre, cominciamo dalla colazione. Quel giorno per colazione avevo preso uno yogurt di soia con tutta quanta frutta, tipo mirtilli, more, frutta secca come cocco, mandorle, e al posto del caffè ultimamente sto utilizzando l'Happy Coffee, che è un caffè per me magico perché è super energizzante e ha un gusto spettacolare perché poi all'interno c'è anche il cacao, quindi ragazzi è veramente buonissimo. Questo si può utilizzare anche così, però ovviamente il risultato ottimale si ottiene con questa French press che vi lascia sul fondo tutti quanti i rimasugli del prodotto. Ovviamente si usa con l'acqua calda questo. Vedete, tutti i rimasugli rimangono sul fondo grazie alla French press. Ma il mio modo migliore per utilizzarlo è fare mezza tazza di FP Coffee e l'altra mezza tazza con latte di mandorla, quindi mixare, fare questo cappuccino fantastico perché poi si mixa il sapore della mandorla, del cacao e del caffè. Buonissimo, lo adoro. E poi, come vi dicevo, questo yogurt con tutti quanti i fruttini, mirtilli, more, lamponi. E lo yogurt era quello della soia, san, quindi quello di soia. Pranzo, come antipasto, questo piccolo antipastino con delle verdurine e la bruschetta. Poi, come primo, i tonnarelli con un sugo di pachino fresco, che io adoro, cioè mi piace il basilico, ragazzi, buonissimo. Qui era al ristorante, ecco perché non vi ho fatto vedere la ricetta, ovviamente. E poi, come secondo, ho preso due contorni, quindi le patate al forno e la cicoria, che come sempre ho accompagnato con un bel po' di pane. Perché ultimamente sono pane addicted. Arriviamo alla merenda, volevo anche allenarmi, quindi ho fatto una merenda leggera con del cocomero fresco, buonissimo. E poi ho preso il pre-workout booster, che appunto è un preparato super energizzante che serve per supportare gli allenamenti. Questo, vedete, io lo sto mettendo all'interno dell'infuser, che poi vi faccio vedere. Questa è anche un'altra componente. Questo è top da portare in giro perché ha quella parte in silicone che quindi non vi fa fuoriuscire l'acqua. E il preparato, ovviamente, e questo lo agito e dà un gusto buonissimo. Comunque all'interno anche il guaranà, l'arginina, come dicevo, questo è per fare gli infusi, quindi c'è questo pezzo che va messo sul tappo, dentro ci possiamo mettere, non so, zenzero, limone, lime, quello che vogliamo, e fare il nostro infuso da mettere poi nel frigo, che ne so, ad esempio la sera prima. Comunque, come dicevo, poi mi sono anche andata ad allenare un pochino. Quindi ho preso il mio pre-workout, che quindi lo bevo prima dell'allenamento, e poi mi sono allenata. Ultimamente mi sto allenando poco, quindi quando riesco sono sempre felicissima di farlo. Quindi qualche esercizietto semplice, una mini corsetta, e arriviamo alla cena. Per cena, qui anche non c'è la videoricetta perché in realtà le ho comprate queste cose. Era andata per prendere due pizze per me e per Luca. Luca alla fine ho preso la pizza e per me avevo trovato tutte queste verdure e ho detto ok, dammi tutto. E quindi ho preso questo mix di verdure e la focaccia, buonissimo. Quindi niente, con questo è tutto. Io vi ringrazio per aver seguito anche questo video, vi mando un bacione e ci vediamo alla prossima. Ciao!